Carissimi alunni delle classi seconde, eccoci qui ad imparare un brano nuovo. Il brano si trova a pagina 103 del volume A e si chiama Amazing Grace. Brano famosissimo. Ve lo eseguo allo strumento. Un, due. Ecco qua il brano. Benissimo, proseguo con la spiegazione perché tanto non ho problemi di appoggiare lo strumento. Allora, le difficoltà di questo brano sono le terzine che sono, diciamo, delle figurazioni ritmiche particolari che abbiamo già affrontato nel brano precedente, Vita militare. Come vi ho già detto, la terzina è un elemento da tre note inserite dove prima ci stavano due note. Ok? Quindi è una specie di, chiamiamola, forzatura, ma comunque si può benissimo eseguire, basta solamente aumentare un pochino la velocità di esecuzione delle tre note. Diciamo, l'esecuzione corretta è 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Questa è l'esecuzione ritmica. Semplificata è zumpa, zumpa, pa, zumpa, zumpa, pa, zumpa, zumpa. Eccoci qua. Le terzine si trovano abbattuta 2, abbattuta 6, abbattuta 10 e abbattuta 14. Ecco, basta che vi ricordiate questa, diciamo, questa caratteristica, ovvero dove prima eseguivo due note in ogni movimento, adesso ne devo eseguire tre. Vi faccio un solfeggio cantato del brano Amazing Grace. Un, due. Re, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, re. Re, sol, si, la, sol, si, la, si, re, si, la, sol, si, la, sol, mi, re. Re, sol, si, la, sol, si, la, sol. Eccoci qua. Il brano, dopo la difficoltà che vi ho appena accennato, ovvero dell'esecuzione della terzina in modo corretto, ma una volta che avete capito la scansione ritmica, che ripeto, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ecco, una volta capito questa scansione, tutto il resto è abbastanza semplice, non ha grosse difficoltà. Va bene, io vi saluto, vi auguro buono studio e vi do appuntamento ai prossimi video.